2, 1. Care amiche e amici, qui già è crepuscolo, un altro giorno muore, un altro giorno verrà domani, sono le 17:57 e ho finito di chiudere le finestre della casa perché fa molto freddo, spira tanto vento. Ma non spira lo stesso sentimento che ha Sorrento, dove c'è tanto vento. Allora prima che muoia del tutto il giorno, inizio questo broadcast, così mi ascoltate dal vivo, in diretta, e siete contenti. Mi sembra che ieri o l'altro ieri vi ho fatto vedere come mettendo il cellulare vicino al microfono nuovo del computer che mi sono fatto si creava un effetto Doppler, cioè il cellulare trasmetteva in differita quello che io parlavo o dicevo al microfono, adesso non mi ricordo più come ho fatto. E poi dal cellulare usciva di nuovo lo stesso suono del cellulare, quello che trasmetteva il cellulare. E quindi è stata una cosa molto divertente perché alla fine c'erano come 8 o 9 voci uguali e ho tagliato perché altrimenti non si capiva più niente, perché poi anche gli echi si sommavano. È un effetto Doppler pazzesco. Lo voglio ripetere un'altra volta che accendo il computer di stare sintonizzato. Era così, ho messo nel Spreaker, nel mio canale broadcast, a riprodurre la trasmissione, il programma che c'era scritto live perché lo stavo trasmettendo dal vivo dal computer. Allora con un tempo differito il cellulare lo trasmetteva il programma, allora l'ho avvicinato al microfono e passava di nuovo in Spreaker attraverso il microfono del computer come programma e ritornava poco dopo quello che il cellulare stava trasmettendo, ritornava allo stesso cellulare. Ma non solo, intanto il microfono continuava a trasmettere e il cellulare a trasmettere parte del programma, quindi quando sono arrivati a sincronizzarsi era la stessa trasmissione che durava sempre di più, gli stessi attimi, le stesse parole che si allungavano per ritornare e per riaggiungersi alla somma di tutte le stesse ripetizioni della stessa frase. Pazzesco, non si capiva più niente, era tutto un rumore continuo. Adesso qua sono le 18, esatte, in punto. O'clock. E là dovrebbero essere le 22 di sera, anche se è primavera, che freddo, no? Adesso vado a fare la merenda, non so se registrerò qualcosa per la merenda, e poi c'è un telegiornale della Rai nella televisione, lo sento da qua, in cucina, e quindi vi lascio, mi spiace di tagliare così questo broadcast, perché tutti voi impazienti vi siete messi ad ascoltarmi dal vivo. Però non lo considerate un tradimento, io ritorno, I will come back, forse oggi o forse domani, a fare di nuovo dal vivo. Se voi resterete svegli, mi potrete ascoltare, però non mi voglio perdere il telegiornale. Ciao, già ne ho commentato uno dal vivo oggi. 4 minuti che ho trasmesso, taglio, ciao. Buonanotte.